presento i nostri relatori di stasera, che sono Marco Ruocco, Mario Cristiano e Mauro da dietro, che sono speleologi che hanno una lunga tradizione di esplorazioni speleologiche, non solo a carattere, anzi soprattutto non a carattere archeologico, ma anche a carattere archeologico, con cui ho avuto il piacere di collaborare in varie occasioni, non da ultimo una splendida esplorazione insieme alle Terme Stabiane di Pompei, un lavoro interessantissimo di documentazione degli ipocausti delle Terme Stabiane. E oggi non presentano un lavoro insieme, ma un lavoro loro che stanno conducendo presso un tratto dell'acquedotto austereo rinvenuto a Posillipo, su cui poi spero di poter si possa integrare sui lavori che ci stiamo conducendo all'università, anche in collaborazione con loro, appunto Mauro, a fare alcune esplorazioni alla Villa Imperiale del Posillipo, quindi per avere una visione insieme. Certo. Ci sarà proprio, spero, una connessione effettiva tra lo studio lì e le ipotesi ovviamente di proseguo dell'acquedotto. Quindi ti lascio la parola a un componente del gruppo di questa esplorazione, diciamo, che è stato poi determinante, lo voglio presentare, è Mario Alamaro. Che la quarta è. Senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile, quindi volevo ringraziarlo e presentarlo. Assolutamente. Allora, parto già un po' con le premesse, insomma, stiamo parlando dell'acquedotto del Serino, ovviamente una delle opere idrauliche più importanti dell'epoca romana, 105 km di sviluppo, più ovviamente oltre 44 km e credo anche oltre di rami laterali che alimentavano non solo ovviamente una città ma un'intera regione, cioè quindi vari comuni importantissimi, nonché poi Napoli fino ovviamente alla parte, diciamo, fino alla piscina Mirabilis, fino a Misino, nella zona invece in cui si alimentava la flotta romana. Rami che arrivavano a Cuma, insomma un'opera idraulica incredibile, sicuramente molti di voi conoscono perfettamente quest'opera. Ci siamo concentrati in una zona particolare dell'acquedotto, conosciuta ma solo parzialmente, proprio nel ramo ovviamente che tocca la collina di Posillipo. Gli studi sono iniziati insomma già in anni precedenti, nel 2016, attraverso varie ispezioni, individuammo con Mauro una piccola finestrella in parete che ovviamente abbiamo subito immaginato essere magari un accesso sconosciuto di uno dei rami non accessibili del ramo effettivamente di Posillipo. Abbiamo poi organizzato alcune punte esplorative per tentare il raggiungimento di questo ramo. Nella parte successiva, appena sarà pronto il video, capirete un po' l'entità dell'accesso in parete a questo ramo veramente complicato nell'individuazione e anche nell'accesso. Quello su cui ci siamo concentrati, poi c'è un piccolo schema, è proprio l'area che è prospiciente l'isolotto di Nisida. Ci siamo calati attraverso una parete, ovviamente con l'accesso e la disponibilità del Comune di Napoli che ci ha dato, ovviamente con Mare Alamaro, la possibilità di accedere a questi rami. Abbiamo effettivamente ritrovato poi questa finestra in parete e abbiamo ritrovato dei tratti totalmente inediti dell'acquedotto, quindi sconosciuti agli studiosi. Effettivamente quando siamo entrati all'interno non c'è mai stato effettivamente nessuno, e abbiamo rilevato circa 250 metri di questo nuovo ramo dell'acquedotto che tra poco vedremo attraverso delle immagini. Qua si vede l'Ital Sider ovviamente di fronte, giusto per capire un po' l'ambito. Questa è tutta la parete che è prospiciente l'area, quindi tutto il ramo sotto coroglio. E questi sono i tratti effettivamente nuovi rilevati. Siamo poi entrati in un tratto già conosciuto invece negli anni 80, che va direttamente verso la zona di Nisida, che attraversa la grotta di Seano, e anche questo ramo ci ha dato delle belle soddisfazioni, che siamo riusciti ad andare oltre le esplorazioni degli anni 80, cercando anche di capire in che direzione poi arriva questo acquedotto. La cosa veramente particolare, c'erano varie ipotesi di attraversamento degli acquedotti fatto da vari studiosi,
che sembra ovviamente discostarsi da quelli che sono i risultati effettivamente esplorativi, anche se lascia molti punti incogniti che bisogna approfondire, quindi speriamo di poter tornare il più presto possibile. Con ovviamente mezzi molto più importanti perché ci sono situazioni anche di pericolo all'interno dell'acquedotto notevoli che vedremo anche nella parte successiva. Concentrateci un po' sull'area di studio, cerchiamo di capire un po' quello che è stato fatto. Allora, dove si vede lì in alto questa bella foto dove ci sta Mauro all'interno è praticamente l'accesso in parete che abbiamo fatto nel cunicolo. Si intravede qui in trasparenza quello che è stato il nuovo rilievo. L'accesso in parete è in questo punto, accesso che è stato possibile per l'arretramento del versante, quindi è uscito fuori non diciamo uno speculo o qualche accesso già preesistente, ma un punto in cui il versante è stato cavato in una buona parte arretrato per crolli, quindi è sbucata fuori questa finestrella che si vede lì nella foto con Mauro all'interno, quindi una sezione proprio del cunicoletto. Entrate all'interno, ci aspettavamo un cunicolo abbastanza rettilineo. In realtà, come si vede già dal rilievo, il cunicolo è proprio serpeggiante e quello che è sorprendente è la struttura di questo ramo dell'acquedotto, perché segue praticamente la morfologia del versante. Questo probabilmente dovuto al fatto al tipo di tecnica costruttiva con cui loro svuotavano gli elementi di scavo all'interno. Poi li vedremo attraverso delle foto perché ci sono delle uscite lungo le pareti che permettevano probabilmente l'allontanamento dei materiali, nonché diciamo, l'aggiustamento dello scavo con repentini cambi ovviamente di direzione all'interno anche di questo ramo dell'acquedotto. Si vedono due zone abbastanza interessanti, ci sono delle zone in cui si fuoriesce proprio fuori al versante, in particolare questo punto, si vede che il cunicolo è spezzato. Già all'epoca, durante gli scavi, loro escono fuori al versante, addirittura costruiscono un pezzo di acquedotto perché ovviamente escono in parete, quindi devono aggiungere un pezzo di acquedotto in muratura per poter riconnettersi a quello che è lo scavo successivo. Invece i rametti che si vedono sia qui sia in alcune zone sono degli speculi, appunto, sia per illuminare ovviamente il percorso, ma soprattutto per allontanare i materiali di scavo. Interessantissima, già si intravede in questa fotografia. Il tratto iniziale è perfettamente sgombero dai detriti, c'è solo pochissimo sedimento sulla base. Si vedono già delle concrezioni molto importanti all'interno per lo scorrimento di centinaia e centinaia di anni di acqua all'interno di questi luoghi. Il tratto finale di questa esplorazione, e lo si vede dalle immagini, c'è un'enorme colata di fango e detriti e pumici che arriva da monte e che ostruisce completamente la prosecuzione. Si vedeva in lontananza ancora 50-60 metri di prosecuzione, ma con spazi che arrivano fino a 30-40 centimetri, fisicamente ovviamente non percorribili. Probabilmente una delle ipotesi è che dall'alto si sia sfondato probabilmente uno dei settori di questo acquedotto e abbia convogliato delle colate di fango, frane all'interno, che ha poi intasato completamente questo cunicolo. Le esplorazioni sono avvenute nel 2019, nell'agosto del 2019, attraverso alcune calate più delle esplorazioni che poi interessano i rami successivi dell'acquedotto. Una volta entrate all'interno abbiamo realizzato un video che poi vedremo nella seconda parte di questa conferenza e ovviamente delle foto e il rilievo planimetrico per poter ovviamente capire come si sviluppa questo acquedotto. Ovviamente ciò ci fa immaginare che il ramo dell'acquedotto sia effettivamente ancora esplorabile anche a monte. L'unica difficoltà è ovviamente capirne l'accesso, perché non è, diciamo, è certo l'andamento che noi abbiamo trovato qui che si replichi anche nella parte successiva, verso ovviamente la zona, diciamo per capirci, verso fuorigrotta. Questo per quale motivo? Perché probabilmente può anche andare in maniera rettilinea all'interno del versante senza seguire questa morfologia particolare che non avevamo individuato in altre zone, diciamo, dell'acquedotto. Andando un po' avanti, qua ci sono un po' di immagini della sezione dell'acquedotto, circa 1,60 m di altezza, la larghezza si mantiene intorno ai 50 centimetri. E già all'interno della sezione si intravede adesso da questa fotografia ancora meglio l'importanza delle concrezioni, oscillano tra i 5 e i 10 centimetri addirittura sulle pareti,
Ovviamente questo fa capire che lo scorrimento dell'acqua c'è stato veramente per tantissimo tempo, quindi un uso continuo con pulizie probabilmente fatte molto molto di rado o se non mai fatte. Attraverso le sezioni si vedono anche delle zone ovviamente tompagnate che vanno sempre all'esterno, quindi in alcuni casi sono stati tompagnati degli speculi che invece arrivavano verso l'uscita. Il motivo, ovviamente, non abbiamo rimosso le murature per mantenere l'integrità del cunicolo, non si capisce il motivo per cui alcune di queste zone sono state poi effettivamente murate. O probabilmente ci sono stati dei crolli alle spalle, quindi per evitare l'intasamento hanno creato queste murature. Questo sempre durante l'uso dell'acquedotto, non certamente in epoche recenti. Quindi probabilmente durante l'uso è stato murato perché probabilmente uno di questi speculi ha ceduto, andava a invadere la parte centrale dell'acquedotto e quindi è stato murato. Si intravede la muratura anche dalla fotografia, forse si vede bene, che è diciamo consumata dal tempo, cioè nonostante che sia all'interno il muro, è stato eroso ovviamente perché c'è anche circolazione di aria all'interno di questo acquedotto, quindi il vento ha in parte anche eroso i blocchetti tufo che hanno un materiale leggermente diverso. Ovviamente il periodo storico è incerto, è complicato da andare a determinare, però sicuramente è probabile che sia durante ancora l'uso. Come si vede anche nell'immagine, siamo proprio in un punto in cui c'è una curva importante. Quindi probabilmente loro sono usciti sul versante e sono rientrati cercando di seguire la morfologia del versante e tenersi all'interno del banco tufaceo, perché la parte prospiciente del versante è caratterizzata da conoidi di frana, di detriti, quindi si sbuca proprio all'interno di questi conoidi. A un certo punto l'acquedotto sbuca in materiali non scavabili, non litificati. Quindi tufo, diciamo, incoerente o piroclastite addirittura aggiunte in frasi successive che si appoggiano sul tufo giallo napoletano, che caratterizza ovviamente questa parte del versante di Coroglio. Ancora una volta, l'altezza del cocciopesto, è importante, quindi 65 centimetri circa dalla base. Con ovviamente dei distacchi dalla parete, nonostante molti tratti di cocciopesto sono perfettamente integri, in alcuni tratti purtroppo il cocciopesto è staccato completamente dalla parete, quindi in condizioni veramente delicate. In questa sezione si intravede l'inizio di questa parte di detriti che è arrivata molto avanti rispetto alle zone esplorative, quindi qua inizia il cumulo di questa colata di pomici e fango che arriva da monte. E qua ci sono un po' di immagini, perché effettivamente raccontando un po' anche il divertimento dell'esplorazione è stata veramente particolare. Una particolarità si intravede dall'immagine, abbiamo trovato addirittura un cane mummificato, chissà da quali speculi sia arrivato, affacciandoci in parete, probabilmente in passato c'era la possibilità di accedere dal versante anche dagli speculi che abbiamo trovato. Molte delle zone che poi abbiamo visto hanno frane importanti, quindi il versante continua ad arretrare per erosione, sia per frane, sia nella parte iniziale, probabilmente per le cave, credo Mauro che siano riferibili al periodo addirittura del dopoguerra, quindi quando hanno continuato a scavare e cavare quelle zone per creare delle piscine diciamo, anche di alimentazione dell'Italsider, quindi addirittura. Quindi ci sono degli scavi recenti che hanno tranciato completamente. Quindi ci sono stati degli arretramenti anche recenti di quella zona di parete. Poi per la parte, insomma, sulla strada del ramo successivo che andremo a individuare, ovviamente lì il taglio è stato fatto nelle epoche recenti in cui non era più utilizzato l'acquedotto, ma non recentissime, ovviamente 700-800. Qui in questa immagine, proprio questa, si vede anche dall'effetto della luce, c'è uno di questi speculi che arriva proprio in superficie, inclinazioni abbastanza basse, siamo sui 25-30 gradi, che escono in parete. All'interno di uno di questi speculi, interessante questo, non percorribile perché l'apertura era molto piccola, chiusa in parte. Si intravedono un affioramento di scorie praticamente all'interno del tufo, quindi anche a livello geologico cose veramente simpatiche, particolari da andare a studiare. Uno spaccato proprio del tufo giallo napoletano di quel tratto di Coroglio che è veramente particolare. All'interno sempre del cunicolo si intravede qui in alto una bellissima bomba vulcanica. Siamo molto vicini rispetto ad altre zone di Napoli al centro eruttivo, quindi anche si vede l'importanza della fase eruttiva di quella facies del tufo giallo con bombe. Questa è una delle più piccole, ce ne sono alcune che erano anche più grandi, quindi si vede proprio l'energia dell'accumulo delle cineriti durante le fasi esplosione e poi ovviamente la litificazione, la zeolitizzazione di questi materiali.
Andiamo ancora un po' avanti, così vediamo anche un po' le sezioni che si mantengono praticamente molto simili all'interno di quasi tutto l'acquedotto. Il versante ovviamente diciamo è particolare, qua c'è un'immagine dell'altro acquedotto che poi abbiamo individuato e un frammento di questo piccolo acquedotto è stato trovato in una zona ancora diversa. Ritorniamo un po' con le immagini indietro così vi faccio capire di cosa stiamo parlando. Vediamo se riusciamo a... Eccolo qua. Questo è il ramo che abbiamo individuato con la calata di oltre 50 metri fatta in parete. Attraverso poi invece una nostra ricostruzione delle pendenze ci siamo andati ad esplorare l'intero versante per cercare qualche altro limbo conservato, di questo acquedotto. Tutta questa zona che manca qui in mezzo sul versante è quella che raccontavamo, la zona di cava. Quindi è stata cavata, in parte, alcune zone sono state poi sepolte da frane, quindi non esiste questo tratto effettivamente perché è stato cavato nelle epoche successive. Andando però ad analizzare un'altra zona, abbiamo trovato un altro piccolo limbo di questo acquedotto. Perfettamente concorde con quelle che sono le pendenze dell'acquedotto già del ramo già trovato a monte, siamo a una distanza di circa un 150 metri in linea d'aria da questo pezzo invece rilevato. Abbiamo dato questo frammento che ovviamente poi anche questo finisce nel detrito pieno e in questa zona si vede proprio che manca un pezzo di versante. Quindi ci sarebbe una prosecuzione da scavare sempre all'interno della montagna, però qui manca proprio il pezzo, dico, in connessione con quello già individuato. L'entrata dell'acquedotto di cui stiamo parlando, siamo proprio in questa zona, questo è l'ingresso, si trova sempre sul fronte, in questo caso probabilmente soggetto a frana, quindi c'è una zona proprio di crolli, di blocchi staccati, una zona estremamente fratturata, ci sono state delle importanti frane, c'è infatti una conoide di detrito da frana che ha portato a giorno il cunicolo. Non si vedono le prosecuzioni ancora verso valle, cioè verso Nisida, quindi mancano i rami a valle nonostante le nostre ricerche non siamo riusciti a individuarli. O sono sotto la conoide di detrito del versante oppure sono stati obliterati completamente, nelle epoche successive. Si ritrova, questa è la cosa più interessante, lo spessore enorme delle concrezioni che vedevamo anche nel ramo precedente, quindi in perfetta continuità con la struttura precedente, quindi è confermato che è la prosecuzione assolutamente del ramo che avevamo già individuato. Sono pochi metri, però ci hanno permesso di confermare l'andamento sinusoide che va proprio lungo il versante, anche in questo tratto più a valle, dell'acquedotto. Dalla foto qui si vedono un po' le dimensioni, leggermente più alto di quello precedente. Ma questo probabilmente è dovuto anche al materiale, al tipo di scavo, ovviamente la sezione cambia leggermente in base probabilmente alla tipologia del materiale. Qui un tufo un po' più compatto, anche se poi fratturato per detensionamento nella parte superficiale. Adesso invece andiamo verso i rami a valle, quindi c'è la strada di Coroglio che scende. Nelle parti successive siamo andati a rivedere delle esplorazioni già fatte negli anni 80. Mauro, se mi correggi, da Clemente Esposito fece i primi rilievi di questo Il primo cunicolo. recensimento il comune di Napoli aveva dato Commissione, quindi trovarono anche Mario, questo ramo di era acquedotto. stato lottizzato il censimento delle cavità Sì, che avevano allora si dato. andava avanti, insomma, poco quello che si trovava. Poi c'erano le due commissioni, quella del 67. Ci fu questo, si Nell'ambito di una di andava avanti queste. dopo, sì. Quindi non è stato un ritrovamento, diciamo, sistematico, ma episodico, No, diciamo, nell'ambito dell'esplorazione. è avvenuto sempre per motivi, insomma, poco variabili. Certo. Allora, la struttura invece di questo tratto, e lo vediamo un po' dal rilievo, questo è il rilievo degli anni 80, questa è la grotta di Seano. Questo è il ramo nuovo, cioè più che il ramo nuovo, più questa è la prosecuzione che siamo riusciti ad esplorare con grandissime difficoltà, poi capirete anche il perché. Innanzitutto in questo tratto non si ritrovano quelle che sono le concrezioni che abbiamo trovato in precedenza. Si intravede un riempimento per una frequentazione di questo luogo, probabilmente poi ne parlerà un po' Mauro dopo. Questo negli anni 90, credo, di un crociard all'interno di questo ramo di acquedotto che ha utilizzato come abitazione, luogo in cui accumulava addirittura scarpe, abbiamo trovato veramente di tutto. C'erano dei tratti, ovviamente, come si vede anche qui in questa sezione, con la malta idraulica affiorante,
dove non si ritrovano però quelle concrezioni importanti che abbiamo trovato precedentemente. Le ipotesi, le vedremo poi, sono varie, potrebbe essere una manutenzione successiva, quindi una rimozione di quelle che erano le concrezioni importanti che andavano a ridurre un po' la sezione del curriculum, magari in distaccamento, addirittura un cambiamento della velocità del flusso dell'acqua all'interno per le pendenze leggermente diverse, quindi un minore concrezionamento, o addirittura poi vedremo un'ipotesi di sdoppiamento dell'acquedotto, quindi che con due rami completamente separati. La struttura di questo acquedotto, di questo ramo di acquedotto, che è in continuità sicuramente del precedente, totalmente diversa, addirittura il materiale in cui è stato scavato rispetto al tufo bello compatto di quella zona risulta in alcuni tratti molto più poco lidificato. Quindi ovviamente ci sono sacche addirittura di crolli, cedimenti, ci sono murature importanti per poter reggere ovviamente la struttura dell'acquedotto, perché loro hanno realizzato addirittura quasi vede più livelli di scavo, con ovviamente mantenendo delle strutture per mantenere le pareti dell'acquedotto. Quasi vede come hanno addirittura murato la volta per impedire il crollo di quelle che sono, diciamo, un tufo molto molto poco litificato, addirittura in alcuni casi piroclastiti sciolte che non si sono induriti durante ovviamente la fase di sedimentazione eruttiva. All'interno abbiamo trovato lembi perfettamente conservati, ma zone con crolli veramente importanti in tutto il tracciato dell'acquedotto. Questa zona dove si vede Mauro che fa una fotografia, ancora una volta la parete sul versante completamente crollata, franata, con fratture importanti, è una delle zone dove sono anche state sistemate le reti, i paramassi, quindi con crolli importanti sopra la strada che scende verso poi Nisida. Si intravede anche qui lembi di muratura ad arco che servono per tompagnare ovviamente quello che è un materiale totalmente fratturato, cedevole. Anche in questa zona si vedono ovviamente andamenti sinusoidali, quindi si segue ancora una volta il tracciato del versante. Versante che in alcuni punti è arretrato, e qui siamo in queste zone in cui poi si viene a giorno con l'acquedotto, proprio perché nei secoli ovviamente il versante è continuato ad arretrare. In parte, ovviamente, nel 700 c'è stata la cava per costruire la strada all'epoca borbonica, poi oggi utilizzata anche da noi. Sarebbe interessante poter ispezionare o quantomeno vedere la parte a valle della strada, perché c'è l'ipotesi dello sdoppiamento dell'acquedotto che poi va verso Nitida, cosa che abbiamo diciamo ipotizzato rispetto a tanti autori anche del passato che prevedevano che questo acquedotto attraverso un ponte canale potesse sbucare direttamente sul versante di Coroglio e andare verso Nisida. Probabilmente ci sono, l'ipotesi è valida assolutamente, ma l'acquedotto continuava sdoppiandosi verso poi il Pausillipon, quindi siamo riusciti a capire questa cosa interessante dall'andamento dell'acquedotto. Ovviamente sono ipotesi, andrebbero poi approfonditi ancora di più gli studi, però diciamo, lo studio porta dei risultati veramente interessanti. Andiamo ancora avanti, così ci guardiamo un po' dove l'acquedotto passa. Una delle cose più belle e interessanti è questo tratto. Qui, questa è la grotta di Seano. Questo tratto probabilmente attraversa direttamente, attraverso i nostri rilievi, la grotta di Seano, attraversandola costruendo addirittura degli archi per il sostegno, quindi hanno bucato addirittura la volta per poter entrare e proseguire ovviamente il condotto. In questa zona che passa proprio sulla grotta di Seano troviamo delle lesioni importanti. Qui la malta idraulica diciamo, si è staccata completamente dalle pareti, quindi ovviamente abbiamo delle lesioni di detensionamento di questi luoghi importanti. E proprio superata questa zona, quindi andando ancora all'interno del versante verso Nisida, siamo arrivati nel tratto esplorato fino agli anni 80. Il tratto che si intravede da qui in poi è il nuovo che abbiamo esplorato con grandissima difficoltà, e lo si può vedere, non so se si riesce a vedere bene dalla fotografia, ma c'erano spazi veramente angusti, abbiamo dovuto scavare leggermente del detrito, che era semplicemente detrito di crollo, perché troviamo degli sfornellamenti, cioè il crollo praticamente della volta. Dalla parte superiore erano praticamente piroclastiti quasi sciolti, quindi abbiamo sopra la nostra testa l'intero versante con ovviamente piroclasti sciolte che continuano a crollare, quindi anche in epoche recenti. Zona molto molto pericolosa, ci siamo addentrati ovviamente finché c'erano le condizioni accettabili di sicurezza,
Poi giustamente io ho guardato Mauro e ho detto, beh, c'ho figli, non ci vado oltre, quindi evitiamo di rimanere come una mummia, come il cane che abbiamo dato mummificato nell'acquedotto. E non volevo sotto. Io non c'ho figli, Volevo, ma noi non c'è voluto andare nemmeno lui, dice, c'ho i gatti, lui c'ha i gatti, Mario ha detto, c'ho i nipoti, e quindi nessuno di noi si è addentrato oltre. Qua si vede, ovviamente abbiamo passato delle corde per poter avere la sicurezza almeno di un contatto, magari c'è un cedimento verso il basso, quindi essere comunque imbracati nel caso di un cedimento. Questo è l'ultimo passaggio verso l'ultimo sfornellamento, che è questo. Io mi sono addentrato anche leggermente oltre. Il cunicolo ha una prosecuzione, si vede proprio effettivamente che va, però sopra la mia testa c'era una zona molto ampia con dei crolli importanti e delle pericolastidi ovviamente completamente fratturate che sono lì lì per crollare, quindi si poteva letteralmente ostruire il passaggio se non rimanere proprio sepolti dentro perché non esistevano più in questa zona ancora una volta le pareti anche laterali, quindi c'è stato uno sfondamento sia superiore sia nelle pareti laterali, quindi non c'è niente che possa tenere ovviamente tutti i detriti che sono all'interno, quindi estremamente pericolosa. La cosa interessantissima, poi ne discutiamo anche successivamente, questo cunicolo qua non si vede perché non c'è la mappa sotto, questa è la direzione verso Nisida, verso il famoso Ponte Canale. Ma da questo ipotizzato anche dai rilievi degli anni 80, poi abbiamo parlato un po' con Clemente, magari che sbucava in parete da qualche parte per andare verso l'isola. Quello che accade, questo è stato interessante nell'esplorazione, all'improvviso il cunicolo devia completamente verso l'interno del versante, a questo punto verso il Pausillipon. Quindi probabilmente uno doveva continuare, io comunque ho continuato a vedere da questa parte, c'è una prosecuzione di cunicolo rettilineo che va dritto verso il Pausillipon. Quindi si pensava che a questo punto potesse sbucare nel versante, le pendenze ci sono per uscire verso questo Ponte Canale, ma le quote sono particolarmente alte in questo punto. Non ricordo bene, 40, siamo a circa 40. mezzo 40, abbiamo uno Esatto. scarto di un mezzo metro di. No, non in questo punto qua, in Qua questo siamo un po' punto più qua siamo un bassi, po' più siamo un po' bassi. più bassi, siamo intorno ai 35 metri, 30, 34 probabilmente, però Ok. ancora molto alti rispetto al tratto che poi andava verso Nisida. Quindi ovviamente uno ipotizza che c'erano delle cascate, ma non è possibile, normalmente non costruivano in questi termini. Ecco la nostra ipotesi dello sdoppiamento di quello che è questo ramo. Tutto il tratto che c'è nella strada, ovviamente, di Coroglio, che è sconosciuto adesso a noi, probabilmente aveva una biforcazione, una che andava verso il Ponte Canale, l'altra, ed è probabilmente l'ipotesi più plausibile, che continuava attraversando la grotta di Seano e si dirigeva verso il Quindi a Pausillipon. tutto quota 35. All'incirca sì, nella zona invece dove siamo scesi siamo intorno ai 40 metri, quindi perché ci sono varie centinaia di metri, in totale penso che siamo quasi sul chilometro di distanza, chilometro e mezzo tra il ramo che abbiamo fatto a monte e i tratti che abbiamo percorso, quindi in mezzo c'è un bel tratto, quindi un bel dislivello che fa capire un po' queste differenze di quota di 2-3 metri, insomma, rispetto ai tratti che abbiamo esplorato. Ovviamente le due caratteristiche costruttive. Abbiamo visto l'ultimo tratto, cioè questi rami uno sopra l'altro, costruiti probabilmente per andare a creare le compagnature, creare ovviamente delle volte diciamo più sicure per andare a creare l'acquedotto. Nel tratto invece, il primo che abbiamo esplorato verso monte, esistono ovviamente strutture più uniformi, più stabili, con questi speculi che escono all'esterno del versante perché è completamente scavato nel tufo. Non abbiamo trovato zone con volta superiore. Invece, nel tratto a valle ci sono queste volte per poter consolidare il tutto. In realtà, probabilmente ci sono stati vari tentativi di scavo perché proprio sui rami dove è crollato la parte terminale. Abbiamo dei rami alti che hanno tentato di scavare sulla volta, probabilmente per tentare di consolidare, creare le murature sopra. Quindi veramente molto complesso lo scavo in quel tratto per portare l'acqua verso le zone probabilmente del Pausillipo. La zona indagata ovviamente è di oltre circa 3 km, le quote adesso qua le vediamo precisamente quelle misurate, sono circa 40 metri nel tratto superiore, poi che scendono ancora meno. Il dato veramente interessante rispetto ai nostri rilievi è che quel tratto di acquedotto degli anni 80 che sbucava in parete è appena 25 metri dal fronte attuale di Nisida. Quindi ovviamente le ipotesi che sbucava sul fronte erano abbastanza
chiare all'epoca, perché poi andava dritto in quel punto. Invece proprio in questo punto devia completamente. Quindi, dato che il versante è uniforme, è anomalo che hanno fatto delle curve in quel punto, se dovevano sbucare ovviamente in parite, direttamente sulla Falesia e quindi verso questo punto canale che era esistente verso Nisida. Andiamo ancora nelle ultime considerazioni. Arriviamo un po' alla fine di quelle che sono le ipotesi che ci siamo già detti, però averlo con le immagini magari vi fa anche capire. E mi ricollego a quello che diceva Marco Giglio, in quello che stiamo tentando di fare ovviamente dalla parte opposta. Qui siamo verso il Pausillipo, in cui arrivavano ovviamente questi rami di acquedotto. E c'è un lembo di questo canale, che è probabilmente la naturale prosecuzione di quello che ovviamente questo è il tracciato teorico che abbiamo ovviamente ipotizzato. Quello che possiamo capire, ci sono le varie ipotesi. L'ipotesi all'epoca iniziale, in cui si arriva direttamente attraverso l'acquedotto direttamente verso Nisida con il ponte canale, forse la meno plausibile. Acquedotto che non va assolutamente a Nisida, ovviamente, che gira direttamente verso il Pausillipo. Un'altra ipotesi poco plausibile, perché le informazioni storiche sull'acquedotto che arriva verso Nisida sono perfettamente chiare e documentate. Ovviamente l'ipotesi più accreditata è questa, che noi abbiamo esplorato questo tratto certo di acquedotto, quindi rilevato. In mezzo c'è la strada di Coroglio, da qui parte l'altro limbo di acquedotto che è rimasto, che abbiamo esplorato e quindi che è conservato sia i rilievi degli anni 80 che gli ultimi rilievi. In tutto questo tratto che purtroppo non esiste più, o è sotto la conoide di detriti, ma è molto più probabile che è stato proprio tagliato da quello che è il fronte di scavo della strada realizzata nel Settecento, poi risistemata nelle epoche più recenti. Quindi in questo punto probabilmente c'era la biforcazione che seguiva ancora il versante, più plausibile ancora una volta con le pendenze poi verso ovviamente il ponte canale, che andava verso l'isola. Quindi probabilmente tutto questo pezzo qua difficilmente si riuscirà a ricostruire con delle esplorazioni, perché l'intero versante è stato completamente rifilato. Si potrebbe ancora trovare qualche lembo nella parte più alta del canale prima che la strada ovviamente arrivi alla quota di quella che è l'altezza del cunicolo da noi rilevato. Quello che è interessante invece ovviamente è questa prosecuzione, ovviamente andare a ripercorrere quello che è il ramo che c'è, esiste e all'interno del versante, altrimenti si vedrebbe sulla falesia o almeno se ne vedrebbero dei lembi, che va verso il Pausillipo. Possibile l'esplorazione, come vi ho detto, in quella zona estremamente pericolosa, ma sicuramente non nelle condizioni in cui adesso il cunicolo, ci sarebbero da fare lavori importanti per poter ovviamente poi andare in una prosecuzione in sicurezza e capire poi i rami a valle ancora, se sono le condizioni di esplorabilità in sicurezza. Come vi dicevo, c'è quasi un chilometro che separa le zone conosciute da quello che è lo sconosciuto. Quello che ci fa ipotizzare questo è soprattutto questa differenza di concrezionamento. Quindi probabilmente si cambiavano le velocità, cambiava ovviamente la quantità di acqua e la frequenza di acqua che arrivava magari verso il Pausillipo rispetto all'isolotto di Nisida, dove c'era anche parte della flotta romana, e quindi cambia il concrezionamento. Quindi questi indizi a monte ritrovati in questo ramo inedito ci hanno permesso di magari confermare ipotesi che già erano fatti in precedenza, ma che hanno ovviamente delle basi ancora più solide in questo momento dopo queste esplorazioni. Quindi siamo un po' arrivati alle conclusioni, anzi se ci sono domande, osservazioni, qualche cosa che vuole aggiungere Mario e Mauro rispetto al mio racconto, spero succinto e chiaro, di quella che è stata questa avventura di quasi un anno, insomma, di indagini ed esplorazioni. Diciamo che andava verso la piscina Mirabile, la deviazione era... Ma quello è molto, 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 molto più a monte, quindi verso Fuorigrotta, verso la cripta napoletana. Quindi noi stiamo parlando di tutto il rame che dalla cripta napoletana attraversa tutto il versante. Quindi un ramo che non era stato mai indagato in maniera approfondita. Mauro, vuoi aggiungere qualcosa? Vediamo se il video, così video, dai, rendiamo la cosa bella. Racconto qualche nanetto, come diceva Frassica. Non voglio metterla a pieno schermo, però non ci vedo. Ecco qua. Questo cuore si chiede. No, è lui più giovane, magari lui. Quello che ti va è ancora più importante che la linea.
Mario ci guardava dall'alto, ovviamente, male. Dove siete? Sopra la strada? Sotto la strada. No, impossibile, tu Albert. È una parola grossa, Albero, Mauro, però. E quello c'è. Sì. Sì, spettacolare, veramente spettacolare, questo ramo, una meraviglia. Questo è proprio uno dei tratti in cui sbucavano sul versante. Sul versante. Un aneddoto, diciamo, non nostro, ma raccontato, che poi abbiamo un pochettino sì, aggiornato con altri racconti, è quello che accennava Marco prima del clochard. Allora, praticamente negli anni '80, quando il rugby speleology arriva in questo tratto di cunicolo, che non è questo qui che abbiamo trovato nuovamente, ma quello lì più a valle, cioè quello dedicato soltanto alla villa di Vediocoglione. Diciamo il tratto era accessibile dalla strada da discesa Poroglio, loro iniziano a infilarsi, improvvisamente mentre stanno in questo cunicolo cominciano a sentire delle urla, sentono un odore acre, sentono delle urla e gli viene incontro verso di loro una persona con una fiaccola accesa da dentro il cunicolo e un coltello in mano, urlando e dicendo: uscite fuori da casa mia. Diciamo che il coltello non era molto rassicurante e la fiaccola un po' meno ancora, ma riescono finalmente a, diciamo, a calmarlo e a tranquillizzarlo, e poi uno di loro, che resta fuori, perché di solito resta sempre qualcuno fuori ad aspettare, inizia un pochettino a parlargli, a spiegargli: guarda, noi stiamo facendo delle indagini, dei rilievi, non vogliamo assolutamente cacciarti, vogliamo soltanto indagare questo cunicolo. E quindi poi iniziano a chiacchierare. Praticamente questo era un clochard che abitava dentro questo cunicolo, e abbiamo poi scoperto noi col tempo, perché questa cosa non si raccontava, che era un maniaco feticista delle scarpe. Abbiamo trovato centinaia e centinaia di scarpe buttate in questo cunicolo. Verso la fine degli anni '80 si perde traccia di questa persona. Noi poi abbiamo scoperto anche chi era. Era un professore di matematica delle scuole superiori, nato e cresciuto a Posillipo, che in seguito a una delusione amorosa impazzisce e comincia, tra l'altro era una persona anche benestante, insomma non era una persona indigente, ma decide di darsi a questa vita proprio a causa un po' di questi problemi. E queste cose poi ci sono state raccontate da un infermiere del Fate Bene Fratelli, che essendo anche lui di Posillipo spesso lo vedeva in giro, ma spesso lo vedeva anche all'interno del Fate Bene Fratelli, perché questo ogni tanto, insomma, anche un po' per la vita all'aperto che aveva,
si andava lì a fare 5-6 giorni di ricovero a Fate Bene Fratelli, lo rimettevano in piedi, lo rimettevano in sesto e poi dicevano vai, e lui tornava nel cunicolo a cacciare la gente. E un'altra cosa che è stata molto carina quando poi ci siamo entrati dentro è stata trovare la fiaccola, perché abbiamo ritrovato questa fiaccola con questi stracci sopra, questo tronco di legno, che sì, dopo tanti, in realtà tutto ciò che abbiamo trovato nel cunicolo era conservato abbastanza bene. Sì. C'erano queste questa costruzione in legno azzurro, si vedeva una baracca in tavole di legno, tutto verniciato di azzurro, e tutti sapevano che ci abitava questo. Sì, e sì, c'erano, sì, scarpe sopra, infilate su un mazzo. Sì, e vabbè, allora le scarpe erano proprio il suo biglietto da visita. E un'altra storia di queste, per farti capire, poi nelle grotte. Da sempre, da sempre. A Soccavo, al Verdolino, sì, alle cave. Che era una cave di perno che oramai è quasi del tutto scomparsa, ci viveva un, se mi ricordo bene, mi disse che era un francese, non so per quale motivo si trovava a Soccavo, disse, e se ne andò ad abitare in questa grotta. Quindi le grotte, vedi, ci sono sempre i corsi e i corsi della storia. Esatto, cioè, esatto. Ma però lo possiamo dire che stavo per rientrare nel cunicolo io da eremita di nuovo là dentro. Ovviamente, quando è che noi organizziamo le esplorazioni? Ovviamente ad agosto abbiamo organizzato le esplorazioni il giorno che io dovevo partire in vacanza con la mia compagna, venne fatto 3 mesi senza vacanze, senza niente. Cioè, quindi Mauro mi piace, no, dobbiamo andare a 17 agosto. 17 agosto, io devo partire il 16 praticamente. Ovviamente devo spiegare alla mia compagna, praticamente, che diciamo, sa, ha fatto per lei il corso di speleologia, poi non ha continuato, però sa che siamo un poco malati, e quindi ho dovuto spiegare questa cosa, e mi voleva lasciare nel cunicolo. Non fai il cosciarmi, però ce l'andiamo. Ci è mancato poco che mi trovavate là dentro col coltello in mano. Un'altra cosa carina è prima mi chiedeva qualcuno di come poi abbiamo ritrovato il cunicolo. Allora, il primo ritrovamento l'ho fatto io circa 3 anni prima della discesa, 2016 se non sbaglio, durante delle ispezioni in parete mi calo circa 40 metri da questo cunicolo e lo vedo da lontano. Per fortuna avevo il teleobiettivo, faccio una foto e poi la cosa, come tante altre, va un po' dimenticata perché le attività da fare sono tantissime. Guardando bene la foto un po' ingrandita avevamo già capito di che cosa si trattasse, però poi da lì poi ad arrivarci è sempre più complicato. Un giorno mi telefona Mario dicendomi: io ho avuto una foto di questo cunicolo, Mauro, ci dobbiamo vedere. Va bene, ed era tipo 5-6 giorni prima che ci calassimo. Quindi vabbè, insomma, ci incontriamo, ne parliamo. Vabbè, Mauro, lui all'epoca era funzionario del comune, ufficio rischio idrogeologico, e quindi dice, vabbè, organizziamo, andiamo là, facciamo la calata. Quindi ci organizziamo per questo famoso 17 di agosto, e ovviamente a distanza di 3 anni andarsi a calare e ritrovare non solo lo stesso punto, ma lo stesso punto spostato di 40 metri, che era, perché io poi non mi c'ero mai calato sul cunicolo, ma mi ero calato distante, era molto un terno all'otto, perché poi in 3 anni la vegetazione esplode, quindi poteva succedere di tutto. E quindi iniziamo questa calata. Mario mi dice: ma Mauro, ma quanto tempo ci mettete? Mario: io non lo so quanto tempo ci mettiamo, perché innanzitutto dobbiamo calarci, non so per quanti metri e non so se poi una volta che siamo arrivati più o meno in prossimità se lo trovo, perché può darsi che la vegetazione la obliterà. Quello poi è piccolino, il costone sono migliaia di metri quadri. Poi racconta il costone in che condizioni era. Il costone, che è un complimento chiamarlo costone. E quindi inizio questa calata, insomma, avevamo una corda mi pare da 100, io inizio a scendere, faccio un paio di frazionamenti che avete visto anche su degli alberi enormi, 5-6 cm di diametro, era l'unica cosa che c'era per poter attaccare la corda, quindi alberi abbarbicati a lame di roccia che si staccavano, alberi disperati con la bandierina bianca quando... l'hanno retto, per fortuna l'hanno retto. In un materiale. Vabbè, però devo dire che ci siamo fatti leggeri perché... E arrivato a un certo punto io mi ero calato forse troppo,
avevo srotolato più di 70 metri di corda, quindi mi fermo un attimo, ho detto vabbè, adesso prendo la radio, comunico a Marco che non c'è, perché io non lo vedevo nell'aria dove stavo, quindi gli dico che poi risalgo e cambiamo direzione, ci caliamo da qualche altra parte. Più o meno questa è la metodologia che utilizziamo. E nel prendere la radio per contattarlo, mi si stacca dall'imbrago, mi scivola di mano e va giù la radio per una quindicina di metri più o meno. Vabbè, io poi avevo il cellulare, quindi non era questo il problema. Però perdo questa radio. Nel cercare di acchiappare la radio al volo, perdo l'equilibrio perché stavo puntato con un piede solo in parete. Comincio a ruotare in parete e punto l'altro piede per fermarmi, solo che invece di fermarmi entro nella parete, praticamente era il cunicolo che ha trovato me. Il cunicolo era completamente coperto di vegetazione e io ce l'avevo davanti e non lo vedevo, però nel rotolare sono andato proprio boom, tipo Gatto Silvestro, ci sono andato a finire dentro. Cioè, se guardate qua, c'era un pannello di etero davanti, completamente chiuso. Eccolo là, sì. Questa è la foto che poi mi ha fatto Marco quando è sceso e mi ha raggiunto. Cioè, questa è l'entrata, tutta questa roba qua è l'etera, che ovviamente poi abbiamo tolto per entrare dentro, ma era proprio una rete di proprio mimetizzato perfettamente. Sì, c'è entrato col piede per scambio dentro e l'abbiamo beccato. Altrimenti era impossibile. Difficilissimo. E quindi poi una volta fatto l'ancoraggio poi ho telefonato sopra, ho chiamato e poi la radio ho detto, sotto. E ho detto Marco ci sta, l'abbiamo trovato, quindi scendi anche tu. Lui poi mi ha raggiunto e abbiamo proseguito. È pulito così sì, perché sì, avendo ingresso e uscita sempre sul versante c'è una forte ventilazione, quindi si è mantenuto abbastanza, sì, abbastanza pulito. Poi qua in questa zona, sbucando da una parte all'altra, quando dico nel video si prosegue, era proprio, lo stava registrando in diretta e abbiamo dovuto togliere i rovi, mezzi rovi, frasche, insomma, perché proprio in parete, quindi sul versante, e ad alcuni speculi invece c'era la parete perfettamente verticale giù, quindi non si poteva neanche affacciare molto in sicurezza, perché poi il versante andava dritto giù. Tra l'altro questo tratto qua doveva aver avuto un crollo già in epoca di funzionamento, perché la parte che vedete che manca, che era praticamente una U, era stata realizzata in muratura. Quindi loro, andando un po' alla cieca nello scavo, perché quando scavavano utilizzavano o la tecnica dei pozzi verso alto, ma in questo caso avendo un costone, fare un pozzo di 60, 70, 80 metri verso alto non conveniva, gli conveniva più fare lo speculo verso l'esterno, che era di pochi metri, quindi con quelli saltuariamente scavati si riuscivano a orientare e seguire l'andamento. In questo caso qua o c'è stato un crollo o avevano già sbagliato la direzione, sì. Comunque dove c'era questa U, loro per ricongiungere i due cunicoli realizzano questa piccolissima parte di un paio di metri. Andando a vedere poi la geologia di questa zona, cioè in pratica finisce il tufo, c'è una linea di contatto con detrito e tufo non compatto, praticamente loro hanno sfondato il versante, che dobbiamo, come facciamo? L'aggiustiamo, dobbiamo rientrare dentro, e sono andati a ribeccare il tufo e hanno dovuto ricostruire il pezzo in muratura per congiungerlo. Non so se ti ricordi, ma Mauro, mentre voi avete fatto questa passeggiata in parete per raggiungere il cunicolo, io mi sono trovato una cavità, ti ricordi? Sì, sì, una cavità. E per questo, per farvi capire che ce ne sono una miriade, se ti ricordi quando noi scendemmo giù, quante ne potevamo trovare, di cavità, a moglie, ce ne stanno a miliardi. Quindi queste zone qua sono state iperbattute, così come anche la zona di Mare Chiaro. A Mare Chiaro io ho trovato un sacco di cunicoli dell'acquedotto che si dovrebbero poi andare a studiare, a capire. Un'ultima cosa voglio dire, questo lo feci vedere anche a Mauro, io riuscii a trovare una foto del 1920 e che faceva vedere la baia di Trentaremi, dove praticamente lì ci sta praticamente un cunicolo, e secondo me quello è il cunicolo che collegava il ramo dell'acquedotto, che poi voi vi siete fermati, non siete potuti più andare avanti,
nella, diciamo dove stava il crociare, sì, no? Quel ramo là, che poi doveva scendere per proseguire, raggiungere quota diciamo di 3-4 metri con un ponte canale, si raggiungeva Nisida. Nisida, sì. Questa è una mia supposizione, però sembrerebbe che ci siano delle, diciamo, delle valide considerazioni. Il cunicolo mo non si vede più perché, se mi ricordo bene, negli anni 60 scaricarono dal parco della Rimembranza una tonnellata, mi sembra proprio di Talsider, scaricò un mare di materiale e quindi praticamente è stato sepolto. E sembrerebbe, e questo ad onore del vero devo dire, me lo disse Clemente Esposito, forse in quella zona ci dovrebbe stare l'ingresso di una forse delle più grandi cave che ci sono a Napoli. Però tutto questo è andato perduto dal fatto che praticamente ci stanno tonnellate e tonnellate di materiali che non verranno mai più tolte, sì, e quindi è finita tutta questa storia qua. Però quel cunicolo, io lo feci vedere a Mauro della foto che ci sarebbe presa dalla barca, quindi si vedeva tranquillo. Bisognerebbe indagare indirettamente le quote per capire effettivamente, esatto, se dove si diramava, se più su o più giù rispetto. Si dovrebbe capire innanzitutto bene il posto qua. Invece nella zona proprio sotto al cunicolo, qui lato Italsider, dove dicevi tu che c'erano i sentieri che portavano giù, tutta quella fascia di sotto, però già parliamo di quota Pasquale Leonardo Cattolico, lì c'era la società che produceva l'ossigeno per l'Italsider, che era sempre una società dell'Italsider, però era delocalizzata dall'altro lato della strada ed era proprio addossata al costone. Quindi quei sentieri che dicevi tu portavano praticamente già dentro all'Italside. Sì, scendevano fino a dentro. E poi un po' più avanti della società dell'ossigeno ci stava tutta la zona dedicata, quella dove oggi ci sta la città dello sport, mai entrata in funzione, erano spogliatoi dell'Italside. All'epoca, Mauro, mi pare che dai racconti di Paolo Sola, che c'erano pure i punti di avvistamento per gli aerei che arrivavano quindi magari c'era qualche... Guarda, nel campo sportivo del Pausilio, cioè del Virgiliano, là c'era l'antiaereo e poi sì, di avvistamento per gli aerei che arrivavano, quindi... Nel parco del Pausilipon all'interno, durante le esplorazioni, gli scavi fatti quest'estate dalla Facoltà Orientale di Napoli, scavo che ha diretto proprio Marco Giglio, è venuta fuori tutta la batteria antisbarco con le casematte, il bunker e tutta la zona di avvistamento. Parliamo di parecchie cavità e cunicoli, probabilmente realizzati all'interno di un qualcosa di resistente di Romano, e c'era anche l'artiglieria antisbarco. A capo Miseno proprio, alla punta proprio, c'è un isolottino piccolino e sopra c'è una piccola spianata, sì, c'è una piattaforma in cemento armato tonda. Dice lo scoglio dei cannoni a Miseno. Sì. Io ho fatto un'immersione là quest'estate. Ci sta una mitragliatrice, no, forse un cannoncino, un calibro medio, 25 metri sott'acqua. Qualcuno pensa che possa essere una nave affondata, ma invece è proprio probabilmente una postazione che o bombardata o poi buttata in acqua, perché poi sì, durante il disarmo molta roba veniva buttata a mare. Fuori Miseno, ma un 300 metri dalla costa di Calabadessa. Tutto il tratto, diciamo che questo tratto finale, noi abbiamo trovato quel pezzo di 250 metri a monte della strada e poi quello là del clochard è a valle della strada. Quindi praticamente... Nell'immagine complessiva si riesce a tutto ciò che è a monte, diciamo, tra... Esatto. Questo qui è a monte della strada. Poi continua sul costone, a un certo punto la strada, che è tutta in discesa, passa al di sotto del cunicolo e quindi questo tratto qui è più in alto rispetto alla strada. Ora, quando è stato fatto lo sbancamento nel fine 1700, se non sbaglio, della strada in epoca borbonica, ovviamente tutto il materiale di sbancamento è stato buttato giù e tutta questa china di materiale è materiale gettato. Quindi se ci stavano altri tratti che magari uscivano con gli spiragli in parete, sono andati tutti quanti perduti e coperti dal detrito. Invece questo qui si trova a monte e quindi è venuto fuori perché c'ha due, almeno diciamo tre uscite in parete.
Il primo tratto era quello del clochard che aveva un ingresso e un'uscita, e quindi era anche piuttosto ventilato. Per questo poi probabilmente quella baracca che lei si ricordava che era stata realizzata, proprio per, diciamo, tappare almeno un lato, di modo che non ci fosse la circolazione, perché la circolazione d'aria è fortissima in questo tratto. Poi nel tratto successivo invece è completamente spenta, perché c'è l'ostruzione. Invece Mauro, ma un'indagine sul versante verso via Manzoni, diciamo, non l'avete mai pensato di a fare calate? Sì, per vedere, calate, cioè, sempre verso fuori rotta per ritrovare il tratto a monte. Sì, sicuramente già da sta. Sì. Sì, no, io ho 2-3 punti segnati. Uno dovrebbe trovare gli spiracoli che entrano dentro se non sono stati ostruiti, e rientrarci dentro dopo l'ostruzione, quindi si potrebbe trovare una prosecuzione. Sì. Noi ultimamente, circa un mese fa, abbiamo fatto le verifiche di tutte le opere, quelle che furono fatte tra il 97 e il 2006-2007, di reti, barriere, paramassi e tutto il costone, praticamente da quasi dalla rotonda fino allo spigolo con Isida. Facendo queste indagini sono uscite comunque in parete delle altre piccole cosette, tra cui una galleria anche piuttosto interessante. Sì. Quindi sicuramente quello che dici tu di continuare a fare indagini anche verso monte è interessante. Sì. Perché uno supera quella zona dove c'è quella calcolata di fango dentro, perché il curicolo c'è, solo che è ostruito da questo crollo e questa colata. Ma magari a monte ci sono tratti conservati. È il lago del Fucino, ex lago del Fucino, adesso la zona di Avezzano, che fu fatto un canale di scolo in epoca romana. È un canale, ma è un tunnel, lungo 2-3 km. Sì. Io ho percorso il canale di Agnano, lo scolmatore del lago di Agnano, che è stato fatto anche quello in opera in epoca borbonica. C'ha una curva e due tratti rettilinei. In totale tutto il tratto è 1,6 km. L'abbiamo percorso in quasi 4 ore, tra l'altro con l'acqua al petto perché è completamente allagato. Comunque è impressionante perché parte dal lago di Agnano, più o meno, dritto per un chilometro. Arrivato più o meno a 1 km c'è una leggera curvatura e fa altri 600 metri sparati dritti verso mare ed esce a mare. Cioè sono con un errore verso Cuma o verso Lugrino. Esce alla pietra. Esce alla pietra. Grazie a voi di essere venuti. È stato un